Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Quenti Channel. Finalmente siamo arrivati a giugno e giugno, ragazzi, è un mese molto ricco di contenuti perché avremo il nuovo DLC su GTA Online che avrà come tema principale l'apertura dei vari club notturni. Ovviamente ancora nulla di ufficiale della Rockstar, però ci sono un sacco di rumors e se siete curiosi di questi rumors vi consiglio di guardare i miei vecchi video. E oltre a questo, Rockstar Games annunciò tempo fa che in questo mese avrebbe annunciato la Collector e la Special Edition o qualcosa di simile riguardo Red Dead Redemption 2, quindi edizioni speciali per chi prenota il gioco. È proprio infatti di questo che vi voglio parlare perché abbiamo notizie ufficiali uscite proprio ieri, quindi una notizia proprio fresca fresca. Infatti sul sito della Microsoft sono uscite informazioni, o meglio dettagli, riguardo contenuti bonus, contenuti esclusivi per chi prenota Red Dead Redemption 2. Non è stata ancora rilasciata un'eventuale special o collector edition da parte della Rockstar, però arriveranno molto probabilmente in questo mese, ma sul sito della Microsoft possiamo leggere diversi contenuti aggiuntivi che possiamo ottenere se prenotiamo il gioco. E ora vi andrò a elencare quali sono appunto questi contenuti aggiuntivi. Infatti dice: prenota Red Dead Redemption 2 per ottenere cavallo da guerra, kit di sopravvivenza del fuorilegge, denaro bonus per la modalità storia, 500.000 dollari in GTA immediatamente disponibili in Grand Theft Auto Online. Una volta prenotata la tua copia di Red Dead Redemption 2 tramite il Microsoft Store su Xbox, potrai scaricare i 500.000 dollari di GTA bonus cercando 500.000 dollari di GTA ovviamente per Grand Theft Auto Online. Ciò significa quindi che se prenoterete Red Dead Redemption 2 otterrete tutti questi contenuti. Analizzando uno ad uno tali contenuti, cos'è il cavallo da guerra? Il cavallo da guerra era già presente in Red Dead Redemption 1 ed era un contenuto scaricabile, cioè per poter ottenere questo cavallo da guerra bisognava pagare e pagandolo potevi scaricartelo nel gioco. Questo cavallo da guerra in Red Dead Redemption 1 consisteva e consisterà anche nel secondo capitolo in un cavallo molto resistente, molto forte, molto veloce. Possiamo chiamarlo il cavallo migliore di tutto il gioco, il cavallo che avrà tutte le potenzialità al massimo e che sarà molto utile nell'affrontare le diverse missioni. Quindi prenotando il gioco potrete sbloccare questo cavallo che sarà, diciamo, il cavallo più potente, il cavallo più resistente, più utile che potrete ottenere in Red Dead Redemption. E questa immagine qua vi mostra questo cavallo della guerra, questo cavallo da guerra in Red Dead Redemption 1. Successivamente potrete anche sbloccare, prenotando Red Dead Redemption 2, un kit di sopravvivenza che sinceramente non so in cosa consiste, ma molto probabilmente potrebbe incrementare la vostra vita all'interno del gioco o qualcosa di simile. E inoltre otterrete anche del denaro bonus nella modalità storia del gioco, quindi partirete in Red Dead Redemption già con qualche soldo grazie alla prenotazione del gioco. Inoltre, se prenoterete ora il gioco, otterrete 500.000 dollari su GTA Online da spendere immediatamente. Quindi, se prenotate Red Dead Redemption 2 tramite il Microsoft Store, purtroppo qui ovviamente sponsorizzato da Microsoft, quindi non so se questa cosa è possibile anche farla tramite la PlayStation, quindi tramite PSN. Fatto sta che se avete una Xbox One e decidete di prenotare questo videogioco, sbloccherete automaticamente questi 500.000 dollari su GTA Online che potrete scaricare tramite il Microsoft Store. Queste 500.000 dollari che in questo mese farebbero comodo anche perché sta per uscire un nuovo DLC. Se prenotate entro il 31 giugno Red Dead Redemption, potrete anche sbloccare
una cosiddetta mappa del tesoro per la storia principale. Quindi prenotando il gioco entro fine mese avrete anche la possibilità di ottenere una mappa segreta che potrà essere utile nella storia principale di Red Dead Redemption 2. Oltre a questo, la Rockstar annunciò che su GTA Online ci sarà una nuova caccia al tesoro, come è successo con la revolver a doppia azione. Per chi volesse sapere come sbloccare la revolver a doppia azione in Red Dead Redemption 2, vi lascerò un video dettagliato nella descrizione appunto di questo video. E quindi nelle prossime settimane uscirà una nuova caccia al tesoro su GTA Online per sbloccare nuovi contenuti in Red Dead Redemption 2. E niente ragazzi, per adesso abbiamo solamente questi contenuti che possiamo sbloccare prenotando Red Dead Redemption 2. Ovviamente in questo mese usciranno altri contenuti bonus per chi prenoterà il gioco e insieme ad essi uscirà ovviamente la Special e la Collector Edition o qualcosa comunque sia di simile per i veri collezionisti. Io vi consiglio di continuare a seguirmi sul canale perché appena usciranno altre notizie ufficiali sia per quanto riguarda Red Dead Redemption 2 che GTA Online ve li porterò senza dubbio sul canale. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto, noi ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti.